Poche arti, come la scultura, possono dare l'immagine di un tempo che si è fermato. Raccanelli realizza le sue opere in un angolo appartato e semi sconosciuto della pianura mantovana, a pochi passi dallo scorrere lento e possente del grande fiume. E quasi dal fluire della corrente del Po nascono gli echi, i richiami e le suggestioni che poi si riverberano in gran parte nella produzione di questo artista. Ed ecco come in un'onirica mostra virtuale che alcune di loro ci vengono incontro. Ancora altre figure, altre immagini, altre visioni, fogli dal calendario di un tempo perduto per sempre.